Educare alla felicità. Non mi dite che scoccio, ma per me è fondamentale, perché la felicità si conquista, non si acquista, come abbiamo detto in precedenza. E vi è un'altra qualità per educarsi. Direi un altro valore, un'altra ricchezza per educarsi e per educare alla felicità. E questa qualità io la voglio introdurre con le parole di André Gide, che in un testo, I nutrimenti terrestri, dice: saggio è colui che si stupisce di tutto. La saggezza è lo stupore. Quindi la felicità è anche il frutto di una capacità, ma ancor prima di un educarsi a restare stupiti, allo stupore. Io, francamente, vedendo la mia vita, ma anche quella degli altri, dico che oggi ci stupiamo sempre di meno, al massimo ci scandalizziamo, che è una cosa del tutto diversa, ma ci stupiamo sempre di meno. Ma che cosa è l'educarsi allo stupore? Che cosa è e a cosa porta lo stupore? Le parole che abbiamo letto, cioè i saggi sono quelli che riescono a stupirsi, sono vere, perché veramente una persona è saggia, di quella sapienza che viene dal cuore, di quella sapienza che viene dall'intelligenza, e non solo necessariamente la saggezza è una cosa diversa dalla erudizione, dal saper le cose, dall'essere eruditi. Torno a ripetervelo, io ho trovato la capacità di stupirsi, la capacità di essere felici, soprattutto nelle persone semplici, persone che non avevano nemmeno studiato, persone che avevano fatto sì o no la quinta elementare, e loro trovo la saggezza, la curiosità della vita, la capacità di saper vedere e stupirsi di cose piccole, di saper gioire per cose che tanti di noi considerano insignificanti. Certo, ci sono uomini e donne di elevata cultura che sono capaci di stupirsi non primariamente perché sono culturalmente elevati, ma perché hanno un cuore semplice, un cuore aperto alla novità, un cuore capace di accogliere la saggezza, un cuore capace di battere e non un cuore, diciamo, fermo, un cuore agonico, un cuore che batte ma non come dovrebbe battere. La sapienza ci aiuta a recuperare, a stupirci. Essere saggi vuol dire essere capaci di stupore, e solo chi si stupisce incontra la felicità. Ci vediamo domani, Pari Più TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!